Il Festival Statistico è la quinta edizione, un bilancio di queste cinque edizioni e questa quinta che sta partendo ora. Sì, dunque c'è un filo rosso, siamo partiti un po' sommessi e in sordina, ma adesso con la quinta edizione devo dire che siamo arrivati a essere un evento importante a livello nazionale e questo ci rende molto soddisfatti. Certamente la strada ancora è aperta e c'è da fare perché la statistica sia riconosciuta come il linguaggio sovradisciplinare necessario per interpretare i dati, che coinvolge non soltanto gli addetti ai lavori ma tutti coloro che hanno un ruolo nella società, quindi dai cittadini agli studenti, a tutti quelli che vogliono interpretare questo mondo pieno di informazione, numerica spesso, e che vogliono, come dovremo fare tutti, andare nel futuro, tenendo presente che quello che succederà è frutto di quello che riusciamo a mettere in pratica adesso, nel presente. Ed è per questo che abbiamo fortemente voluto, la Società Italiana di Statistica, l'Istat e la Società Corrado Gini, di raccogliere le intelligenze, raccogliere il pensiero sui temi che vedrete caratteristici del festival, che sono i dati, l'interpretazione dei dati e come farla e le visioni di scenario che appunto anticipano il futuro, tenendo presente che il futuro lo stiamo facendo adesso e quindi è necessario mettere l'attenzione adesso sull'importanza del linguaggio statistico.